Buonasera, Simonetta Melinelli, New Tuscia Terni. Abbiamo qui l'artista Bruno Minelli con questa sua personale che celebra il 50° della sua carriera di attività come pittore e scrittore e poeta, e abbiamo con noi all'inaugurazione qui al Museo Diocesano di Terni il sindaco Di Girolamo, che adesso appunto ci diranno un po' le loro impressioni su questa mostra e sulla carriera di Bruno Minelli. Prego, chi è che vuole iniziare? Bruno? Io inizio nel senso che sono, sì, in realtà sono 50 anni di opere d'arte, spero che siano opere d'arte, insomma. Ho iniziato dagli anni 60, ma anche prima, quindi qui avrete soltanto una delle opere che sono del 1960, poi c'è stato un percorso e, fino ad oggi, insomma, quindi c'è tutta una carrellata di opere che vanno quindi dalla grafica alle tempere e agli oli. Hai iniziato come pittore, Bruno? Sì, in realtà ho iniziato come pittore, poi lo scrivere è venuto successivamente. Quindi per quello che riguarda la scrittura, poesia, eccetera, è stata una cosa successiva alla pittura. La pittura è stata il primo grande amore. E poi l'ho realizzato anche qualche anno fa, facendo anche delle mostre personali, come quella di Andarmi del Museo Eroli di Narni. Ecco, ci vuoi dire un attimo i concorsi a cui hai partecipato, questi premi appunto che leggevo nella tua biografia? Allora, non per parlare dei premi, perché non me li dico neanche in mezzo, sinceramente. Cioè, ho avuto sì dei premi, alcuni a Roma, qualcuno a Gentuno, a Genzano, non so, il primo premio per la grafica, normalmente per la grafica ho partecipato, quindi ho ricevuto dei premi, eccetera. Ma poi ho sempre fatto a Spoleto, un premio speciale a Spoleto, ho sempre fatto negli anni 80-90, insomma, ecco, in quel periodo lì. Quindi, e poi è iniziato questa, diciamo, questa responsabilità, no, come presidente della Proloco di Terni. Esatto. E qui quindi entra in ballo anche il sindaco Di Girolamo, con cui avrai collaborato. Buonasera, sindaco, che cosa ci dice appunto della carriera di Bruno Minelli, che oggi lei è venuto a questa inaugurazione? Beh, Bruno è una personalità eclettica, perché appunto lui si interessa di arte ormai da tantissimi anni, nelle sue diverse articolazioni, la pittura soprattutto, ma anche appunto la poesia, e non lascia, diciamo, queste cose al suo privato, vale a dire è anche un animatore della vita culturale della città, e quindi in questi anni, come presidente della Proloco, ha promosso innumerevoli manifestazioni in relazione soprattutto a quelle che sono le feste tradizionali di Terni, Cantamaggio soprattutto, che hanno dato spazio a manifestazioni artistiche di vario tipo, dalle rappresentazioni teatrali a quelle appunto pittoriche, alle performance che hanno arricchito la vita della città. E oggi, guardando la mostra, ho scoperto dipinti suoi, soprattutto degli anni 70, le linee che non conoscevo, e devo dire che per me è un'eccellenza, insomma, di questa città, e merita assolutamente il rilievo che gli si sta dando. Bene, la ringrazio, sindaco, di queste sue parole. E Bruno, volevo sapere qual è il leitmotiv della tua carriera, diciamo, artistica, pittura, scrittura, poesie? No, cioè, il motivo è quello di vivere una condizione ideale, diciamo, perché non può essere mentale. Insomma, secondo me quello dell'arte ti porta anche a sopravvivere alle difficoltà della vita. Quindi dona un benessere mentale. Esatto. Superare certe difficoltà che poi ti porterebbero fuori dal mondo, quindi ti fanno stare nella tua storia, nella tua area, diciamo, di vita, e quindi credo che sia un fattore positivo per quello che riguarda le prospettive, anche le prospettive reali, ma anche le prospettive mentali. E questo, diciamo, tuo essere diciamo ternano, no? In questa città così bella, circondata dal verde, dalle cascate, dal lago di Piedilugo, e secondo te questa tua, diciamo, cittadinanza, no, ternana, ti ha dato questo tuo essere umbro e ternano in particolare, no, qualcosa? È un piacere, sì, in realtà forse l'Umbria verde, che si parla sempre dell'Umbria verde, è una
realtà che porta ad essere anche positivi. Quindi questa spiritualità, questo, sì, diciamo, guardarsi dentro. Sono cose che purtroppo sono negative perché magari non vengono realizzate, però credo che sia anche, diciamo, l'umbria stessa che ti porta anche a considerare positive certe cose. Poi io credo che ho riportato anche la Cascata delle Marmore come sfondo, no? Nei personaggi, eccetera, perché proprio sento che sia qualcosa di eccezionale. Cioè, la Cascata del Marmo, io per qualsiasi persona che è venuta a Terni a visitare le cascate, è come la forza della natura. La forza della natura e anche della spiritualità di questi luoghi, no? È un luogo che ti porta fuori dalla tua realtà, che dipende a delle volte è negativa, ma in quel caso, stando in quel luogo, già ti senti diverso. E quindi possiamo lanciare, sindaco, anche Terni come città, come diciamo set cinematografico, che è un altro progetto, no? Che state portando avanti col vice sindaco. Luoghi intorno a noi, ecco, dalle cascate, che sono veramente qualcosa che ti prende, ti afferra, ti travolge quando vengono viste nella loro maestosità, al lago di Piedilugo, che sembra un lago alpino incastonato tra le colline, paesaggio stupendo, a Carsule e dintorni, insomma, Torre Maggiore, quindi abbiamo, diciamo, dintorni di Terni bellissimi, e in più abbiamo una città moderna e molto culturale, aggiungerei, una vita culturale molto ricca, fatta di tante associazioni che concorrono ad animarla, e quindi penso che siano elementi di asset naturali oppure fiction oggi tradizionali che possono essere qui girate e anche vissute. E aggiungerei anche una città accogliente, una città che offre integrazione, no? A tante culture diverse che avete presenti qui. Una città che è nata città quando, grazie alla collocazione qui di grandi imprese, tanta gente si è trasferita qui per lavoro, a partire dalla mia famiglia, e quindi la sua natura multiculturale. E Bruno, un'ultima parola, vorrei che tu ti definissi come pittore, artista, diciamo, che genere hai rappresentato, figurativo, sì, o prettamente, a cosa ti sei ispirato, diciamo, ecco. Figurativo, perché cioè io penso che sia l'immagine, dà la sensazione, dà il senso del, cioè, se voi vedete le figure delle donne o in modo particolare, perché il 90% sono donne, ma rappresentano, cioè cerco di leggere quello che sentono dentro più che la parte esteriore, l'esteriorità, quindi cercare di leggere l'animo della persona, della donna. E quali sono stati, diciamo, i pittori tuoi di riferimento, le scuole? Che riferimento sono stati anche diciamo, dagli inizi, che può essere anche il manierismo, che era logicamente a livello tecnico, eccetera, poi è stato come grafico molto uso, e poi non qui abbiamo avuto a Terni un grande maestro che è stato Fadali, Felice Fadali, che è stato per me un grande amico, quindi io l'ho seguito. E quindi sono stato un po' influenzato inizialmente anche da Fadali, però poi si è modificata il mio modo di esprimermi, no? Possiamo dire adesso anche l'impressionismo di mio francese in modo particolare, che è stata una cosa che mi è piaciuta. Io quando stavo fuori copiavo pittori impressionisti, perché sono, quindi sei stato anche Manet, Monet, certo. Renoir, diciamo così. Poi dopo l'espressionismo tedesco, no? Come Munch, che ti dà anche quelle sensazioni particolari, eccetera. Quindi ti sei esposto a tutte queste correnti? A tutte le correnti, cioè ho cercato di conoscerle tutte, però per non farne nessuna. Cioè, in realtà è questo. Tu sei un autodidatta o hai fatto degli studi appositi? No, non ho fatto. Sono diplomato in metallurgia, sono laureato in sociologia, quindi ho capito. Sono due cose proprio completamente. Però in realtà questo animo per me è stata la partenza, che poi è continuata, insomma, nel tempo, quindi mi è sempre piaciuta, e ho cercato delle volte, purtroppo l'ho soffocata magari da altre attività, che quando le fai, come il nostro sindaco diceva, delle attività come piazza che abbiamo fatto, Piazza Clay, il premio d'acido, il premio letterario Città di Terni, logo d'oro, sì, il premio letterario.
e quindi queste cose qui logicamente quando sei impegnato a fare quello non puoi fare altro. Vogliamo dire i giorni, gli orari d'apertura della mostra? Sono dalle 10 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 16 alle 19. Fino? Quindi tutti i giorni fino a lunedì di Pasqua. Lunedì di Pasqua. Sono impegnato qui. Bene. E gli eventi sindaco più importanti della città di Terni prossimi quali saranno? E adesso noi avremo da venerdì a lunedì di Pasqua il ritorno di Convergenza a Terni dopo 16 anni di assenza. Quindi ecco, io invito tutti a venire, andare agli spettacoli, anche perché i biglietti hanno un costo molto accettabile e soprattutto il ricavato sarà devoluto alle zone terremotate umbre e non sarà naturalmente incassato dagli organizzatori. Quindi si mette insieme il piacere di ascoltare dell'ottima musica e anche di dare una mano a chi ha subito quelle tremende prove. E i biglietti sono in vendita sul sito? Sono in vendita da New Symphony a Terni sulla Galleria del Corso. Ok, vi ringrazio per questa bella intervista e questa bella testimonianza dei valori di questa città meravigliosa e di quanto la spiritualità umbra abbia dato anche.